Wild Hair Parrucchieri. Si prende cura dei capelli a 360 gradi. Wild Hair Parrucchieri. Veri maestri di bellezza. In realtà è stata una sfiducia fatta al sindaco e quindi chiaramente abbiamo fatto questo terno. Allora, 56 la caduta, 33 il sindaco e 73 chiaramente il commissario prefettizio che dovrà essere nominato. Caduto anche Ciampi. Noi non ci interessiamo proprio di politica, quindi... Lo sapete che adesso una città... Sì, sì, me l'ha detto mio figlio. E la verità, penso che pure lo Stato italiano capita come è capitato qua da Avellino. Ah, dopo, quindi cade dopo anche queste persone, il governo. Non lo so, queste persone hanno poca esperienza, secondo me. Qual è il sindaco ideale, secondo lei, signora? Ah, come dovrebbe essere qua, ad Avellino? Onesto, intelligente e deve comprendere le necessità della città. Non ho proprio idea, perché chi va fa, ognuno pensa ai fatti suoi. Sei un po' rassegnato. Sì, ormai chi va fa, ormai l'Italia va avanti così. Pensano per loro. Io penso che non è colpa del sindaco, del gruppo che lo appoggiava questa cosa qua. Mi dispiace, non è che... Perciò è stato sfiduciato. Non sta bene, secondo me. Cioè non colpa sua, ma di altri del gruppo. Sì. Io mi aspettavo qualcosa di meglio, tu non lo so, non andrà a finire. Spero che il futuro prenda insieme agli altri, prendano delle decisioni per il benessere della città. Ed è importante questo fatto perché i ragazzi, i giovani, peccato, vanno via. Come deve essere il prossimo sindaco? Che cosa è? Okay. Serio, popolare, avellinese la prima cosa. E quindi... di quale partito è, basta che è una avellinese buono. Come adesso, secondo te? Come adesso, chiedo io, come ma adesso? Non te lo so dire su questo. Non ce l'ha un ideale di sindaco? No, per me chi viene, viene. Non dico come i tempi di Nicoletti, che non sa, quell'uomo Nicoletti. Non ci saranno più. Bravo e per la città di Avellino. Adesso dobbiamo scegliere noi cittadini, un avellinese.